con Vetioli, Bortolucci, Bristot, Burigo Barbara, Patrizia, Simonetta Butignon, Casagrande Emiliano, Cervo, Cibien Walter, Ciociano, Comelli Guido, Costa, Dare, Dalfarra, De Biasi, De Bona Cristina, De Col, De Moliner, Girardini Lorena, non c'è, Lanari non c'è, Leci, Marchese, Masuzzo, Singittore, Prade, Purpura, Stasera Berna, Serafini, Bisalli, assente, Zoleo, assente, non sono assenti, Bettiol, Cristot, Butignon, Costa, Daré, Darfarra, De Col, Girardini, Lanari, Prade, Bisalli e Zoleo. Bene, allora ci sono 20 presenti più il sindaco, quindi c'è il numero legale, possiamo iniziare la nostra seduta. Nominiamo gli scrutatori, Ciociano per la maggioranza, Burigo Patrizia per la minoranza. Inizio seduta, credo che sia giusto, anche se diventa una tristissima ritualità, ricordare le vittime degli ultimi attentati terroristici. Se pensiamo a quanti sono nel mondo rispetto alla nostra ultima seduta del Consiglio Comunale, veramente tremano le vene ai polsi. La strage di Orlando, quella all'aeroporto di Istanbul e da ultimo quella al ristorante di Dhaka, che ha visto coinvolti nove nostri connazionali. E insieme a questo il recupero della carretta del mare con centinaia di corpi di migranti proprio nei giorni scorsi. È evidente che c'è un'ondata di violenza nel mondo innescata, come giustamente ricordava qualche giorno fa il Presidente Prodi, dalla guerra in Iraq, che ha alimentato le forze più oscure del terrorismo internazionale e il fanatismo più bieco. Noi non dobbiamo stancarci di sdegnarci rispetto a quello che succede, di chiedere un nuovo ordine mondiale per rispondere a questa situazione così foriera di lutti e di tragedie. Per intanto non ci abituiamo a questa logica di violenza e con tutta la nostra passione e compassione esprimiamo il nostro sdegno, il nostro dolore ai familiari delle vittime italiane e ai familiari di tutte le vittime che purtroppo hanno insanguinato la scena mondiale in queste ultime settimane. Allora, vi sono due domande di attualità presentate dal consigliere Sergio Marchese, che sono ammesse, quindi prego, consigliere Marchese.
Le leggo. Premesso che, ancorché il decreto del Presidente del Consiglio in merito allo stanziamento di 500 milioni di euro per interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie della città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia sia stato pubblicato solo il 1° giugno, è altrettanto vero che dell'esistenza di tali fondi si avesse certezza già dall'approvazione della legge 208/2015 stabilità 2016. Considerato che si trattava solo di aspettare il perfezionamento del bando, sarebbe stato auspicabile che l'amministrazione comunale si fosse attivata per tempo al fine di approntare, considerata anche l'entità dei finanziamenti, un programma costruito, seppure parzialmente, con una maggiore partecipazione e condivisione della cittadinanza. Al contrario, la prima comunicazione, una mera e generica illustrazione dello schema del decreto, risale al 3/5/2016, dopodiché silenzio fino al 17/6/2016, data in cui, in seconda commissione, l'assessore presenta il documento preliminare di tutto il progetto che, senza ulteriori modifiche e confronti, viene approvato. Dopo soli 10 giorni, con delibera di giunta 87 del 27/6/2016 e di cui si apprende notizia da un articolo di stampa del 29/6, evidenziando che ancora una volta si è persa l'occasione per fare un percorso veramente partecipato e condiviso, ancora più grave in questo caso, considerata l'importanza e la portata di un progetto che inciderà pesantemente nello sviluppo della città, sorge anche un dubbio di natura amministrativa, per il quale si chiede risposta al sindaco. È possibile ed è legittimo che la determina dirigenziale 452 del 22/6/2016 di incarico all'architetto Sarti sia antecedente alla delibera di giunta 87 del 27/6/2016, che tra l'altro testualmente recita al punto 2 di stabilire che l'incarico per la partecipazione per la progettazione preliminare debba essere conferito con procedura di urgenza al fine di garantire la disponibilità dei medesimi progetti nei termini per partecipare al bando, autorizzando fin d'ora, quando ora necessario, apposita variazione di bilancio. Grazie. Prego, sindaco, se intende rispondere. Sì, grazie. Innanzitutto credo che l'amministrazione abbia posto in essere un processo di tipo partecipativo. Prova ne è il fatto che anche l'altro giorno in Sala Bianchi, quando è stato fatto l'incontro con gli stakeholder privati, mettiamola così, con i cittadini e coloro che potessero essere interessati, la sala insomma aveva un considerevole numero di persone. Sono stati fatti più passaggi in commissione ed è vero sì che la legge di stabilità ancora nel novembre 2016 prevedeva lo stanziamento di 500 milioni, è vero anche che solo dal 1° giugno conosciamo i criteri con cui sarebbero stati distribuiti questi soldi, cioè il bando vero e proprio è stato pubblicato soltanto il 1° giugno, fino al 30 maggio non era dato sapere esattamente come sarebbero stati, quale sarebbe stato il testo del bando. La cosa non è irrilevante, tant'è che sia l'ANCI sia il Ministero sono intervenuti 2 o 3 volte ciascuno anche per puntualizzare singoli aspetti del bando che lo modificano in modo sostanzioso, quindi non è che potessimo sapere noi da subito se si potesse partecipare. Tra l'altro faccio presente che quando lo stanziamento è stato messo a bilancio lo stanziamento riguardava solo le città metropolitane, solo successivamente con un intervento con l'intervento dell'ANCI, stimolato anche dalla città di Belluno, si è riusciti a includere tutte le città capoluogo all'interno dei potenziali beneficiari di questa misura e infatti il bando è uscito soltanto recentemente. Per quanto riguarda invece la questione più amministrativa, con determina dirigenziale numero 452 del 22 giugno è stato conferito all'architetto Sarti l'incarico di redigere il programma come previsto dal bando. Il programma però si compone di una serie di azioni, le quali a loro volta si compongono di una serie di interventi. Il bando prevede che gli interventi, ossia tutti i singoli progetti di cui si compone un'azione, siano progettati a livello quantomeno preliminare o comunque di fattibilità. Per tali progetti gli incarichi non sono ancora stati conferiti e quindi c'è la piena conseguenzialità. Si tratta in particolar modo degli interventi previsti per l'azione 1, Parco del Piave, cioè il Parco delle Fontane e Nogaret,
la spiaggia cosiddetta di Lambioi e la misura dal centro al Piave. Si tratterà successivamente di vedere invece le azioni che verranno proposte dalle Ferrovie dello Stato, da Dolomiti Bus e dal Demanio, che hanno manifestato, diciamo, il loro interesse a compartecipare con il Comune di Belluno e quelli degli eventuali privati che si dovessero fare avanti a seguito del bando, che è stato, del bando per manifestazione di interesse che è uscito in questi giorni, che è ancora fuori, credo. Prego, consigliere. Le rispondo con un'osservazione di alcuni stakeholders, come li ha chiamati lei, che erano presenti appunto venerdì 1 luglio, dato che appunto il bando è uscito il 1 giugno. Dicono, cavolo, poteva essere, la cosa poteva avere un senso se fatta almeno ai primi di giugno, più o meno all'indomani della pubblicazione del bando, considerato soprattutto che, come confermato anche dall'assessore Frison, già ci si stava lavorando da tempo. Cercare il coinvolgimento del privato il 1 luglio per chiudere il 15, quindi a 10 giorni lavorativi utili, a molti è parsa una mezza presa per i fondelli, a meno che non ci sia stata qualche informazione preventiva di qualcuno. Questa è l'impressione che è stata raccolta, che è pervenuta direttamente da chi ha partecipato a quella a quell'incontro. Inoltre si prevede già la partecipazione su un vizio Gradenigo, che cosa che blinda una scelta un po' particolare per la valenza sociale, che aveva bisogno di un percorso ancora più approfondito probabilmente. E non si capisce ancora un grande stanziamento per l'ex caserma Piave, dove si chiedono se si vogliono lastricare gli spazi comuni, in cui la domanda sarà successivamente fatta, ma non era il BIM che doveva occuparsi anche di fare alcune cose. Comunque, in merito a questa domanda di attualità, non possiamo per questo motivo ritenerci soddisfatti. Bene, prego. La seconda domanda di attualità. Premesso che il 30 novembre 2015, in tutta fretta e sotto il predicato di commissariamento, questo Consiglio Comunale approvò l'atto costitutivo per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Dolomiti, ex legge regionale 52-2012, e dopodiché il silenzio. Da allora, infatti, sono trascorsi ben 6 mesi, durante i quali alcuni comuni hanno nicchiato e fatto melina, in modo che tutto rimanesse bloccato. Poi, all'improvviso, tutto è ripartito. E, come al solito, ciò si è appreso dalla stampa. Si è appreso dalla stampa che l'assemblea di bacino, cioè i sindaci, è viva ed il 6 luglio sarà eletto questo consiglio di bacino. Tutto ciò chiaramente e solitamente senza che i consiglieri comunali siano stati minimamente informati e coinvolti. Come al solito si predica la partecipazione, ma poi le scelte e le decisioni sono adottate in splendida solitudine del sindaco e della giunta. E, come al solito, dopo le solite litanie sul peso e il costo che Belluno, in quanto capoluogo, deve sopportare per una serie di servizi sovraccomunali e che vanno a vantaggio di tutto il bellunese, il sindaco si sfila e lascia ancora una volta una strategica presidenza ad altri. Evidenziato che non è certo così che Belluno potrà acquisire e rivestire quel ruolo guida di coordinamento, coesione e rappresentanza che auspica e le compete e che sarebbe molto utile per tutto il territorio bellunese, si chiede al sindaco quali siano le sue intenzioni per la prossima riunione del 6 luglio. Prego, sindaco. Sì, grazie. Ma mi pare che ci sia una lettura un po' distorta di quanto è accaduto, innanzitutto perché non è stato eletto né l'esecutivo del Consiglio di Bacino né tantomeno il Presidente. Sono state fatte invece delle ipotesi, e le ipotesi sono state fatte dai 64 sindaci secondo una visione complessiva che cerca di mettere insieme di fatto 64, chiamiamolo così, interessi diversi, suddivisi al loro interno fra vallate, ma soprattutto fra soggetti gestori. La partita vera e propria si è svolta nel momento in cui è stata emendata la bozza della Costituzione del Consiglio di Bacino, che proviene dalla Regione, è stata modificata anche con passaggio
presso le commissioni del Comune di Belluno e si è arrivati ad introdurre non 7 ma 9 membri nell'esecutivo di questo Consiglio di Bacino per il primo triennio, in considerazione del fatto che ci sono 9, diciamo, chiamiamoli i sistemi, mettiamola così, i sistemi, i gestori, ecco, raccolta dei rifiuti. Per quanto riguarda, faccio presente che il peso di Belluno è un peso importante, dato che proprio per come è normato, il Consiglio di Bacino decide in quasi tutte le decisioni per abitanti, per cui il peso del Comune di Belluno è di 36.208 millesimi o quello che è, e quindi il peso viene mantenuto in questo modo. Detto questo, per quanto riguarda la presidenza, che verrà decisa invece il giorno, il mercoledì prossimo, cioè domani l'altro per capirci, faccio presente che in questo momento 2 sono i sistemi, tra virgolette, sotto i riflettori, ed è il sistema Belluno Rimana Trecchiana da una parte e Ponte nelle Alpi Siedico da quell'altra. È molto probabile, anzi è auspicabile, che proprio a causa di questa, tra virgolette, contrapposizione, se vogliamo, la presidenza sia una presidenza di garanzia. Questa è la richiesta di tutti i sindaci della provincia di Belluno, e quindi vedremo quale sarà la presidenza. In questo momento c'è un nome sul campo che è il nome del delegato del Comune di Feltre, il quale peraltro, appunto, appartiene alla vallata BAF, che come sapete è la vallata che in qualche modo ha il maggior numero di situazioni di tipo conflittuale, mettiamola così. Mi pare che il Comune di Belluno non abbia mai abdicato a rivestire i ruoli importanti laddove invece fosse stato richiesto. Penso alla presidenza del Comitato di Sorveglianza BIM-GSP, penso alla presidenza della Conferenza dei Sindaci, penso all'esecutivo del Consorzio BIM e in tante altre situazioni nel quale era opportuno che il Comune di Belluno svolgesse un ruolo di maggior coordinamento. Grazie. Prego, consigliere. Sono completamente soddisfatto, però almeno abbiamo avuto qualche informazione in più che in questo consiglio, e non abbiamo ottenuto solo informazioni andando a chiedere agli amici giornalisti, che sono sicuramente sempre più informati di noi. Certo è che non è stato eletto l'esecutivo, più che altro per una visione non coesa, e speriamo che non sia un altro invece una visione non di tipo partitico. E comunque, visto che deve essere nominato il direttore generale figura pagata, ci permettiamo di suggerire di cercarlo magari all'interno delle dirigenze già in forza agli enti del territorio. Bene, ci sono interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno? Prego, consigliere Cervo. Grazie, buongiorno. Un'interrogazione risposta scritta ed orale. Oggetto: realizzazione parco giochi in località Chiesurazza. Con riferimento alla richiesta pervenuta presso codesti uffici da parte di alcuni residenti di Chiesurazza per la realizzazione di un'area attrezzata adibita a parco giochi, e a seguito di incontri tra gli stessi richiedenti, l'amministrazione comunale di sottoscritto, con la presente si interroga il sindaco e gli assessori competenti per: punto 1. Avere informazioni circa l'interesse o meno di codesta amministrazione di realizzare l'opera richiesta. Punto 2. Avere notizie circa le tempistiche per la realizzazione dell'opera. Punto 3. Organizzare un incontro tra le parti interessate per l'esposizione del progetto e per la possibilità di un coinvolgimento dei richiedenti anche della vicina scuola elementare. Una nota a margine che penso sia dovuta, vorrei precisare che l'assessore Frison già sta lavorando, diciamo, su questo progetto per vedere l'eventuale fattibilità, e per questo comunque lo ringrazio. L'interrogazione che vuole, nel limite del possibile, avere lo scopo di cercare di velocizzare un attimo l'iter e tenere un po', diciamo, la situazione un po' in caldo. Grazie. A lei. Altri? Nessuno? Allora iniziamo con l'ordine del giorno. Processo a verbale del Consiglio Comunale del 17 maggio 2016, approvazione ai sensi dell'articolo 56 del regolamento. Come è prassi, se non vi sono osservazioni, lo diamo per approvato senza votazione. Ci sono osservazioni? Nessuna osservazione, quindi
Il processo verbale è approvato. Punto 2. Ratifica ai sensi dell'articolo 42,4 del decreto legislativo 267/2000 della deliberazione della giunta comunale numero 79 ad oggetto bilancio di previsione 2016-2018, variazione in via d'urgenza ex articolo 42. Il provvedimento è stato sottoposto all'esame della commissione consiliare competente il 23 giugno ed è stato approvato all'unanimità, come risulta dal verbale agli atti. Quindi si procede solamente con le dichiarazioni di voto se ci sono dei gruppi che chiedono di effettuarle. Ci sono dichiarazioni di voto? Prego, consigliere De Moliner. Io approfitto, visto che in commissione è stato un'unità. Niente, volevo sottolineare una cosa sulla variazione di bilancio. Seppur considero l'intervento alle scuole di Rizzi un intervento da fare, no, purtroppo giunge in un momento un po' particolare per questo il territorio, perché la variazione di bilancio va a togliere praticamente 15.000 euro da una voce di bilancio che riguardava interventi di carattere idrogeologico al territorio. E che dopo, sinceramente, gli eventi di giovedì, no, forse era opportuno lasciare quelle poche risorse che erano previste a bilancio, lasciarle dove erano, perché credo che nei prossimi giorni, per sistemare il territorio, no, dai disastri che sono verificati giovedì sera, probabilmente neanche i 45.000 euro che c'erano a bilancio non sono sufficienti. È chiaro che voi non potevate immaginare quello che succedeva giovedì, ma sinceramente volevo fare questa precisazione e chiedere che Riverdi di cercare in regione o in città della regione che torni nuovamente a finanziare, no, torni a finanziare quei capitoli, cioè quelle leggi che a suo tempo erano finanziate e che i quali fondi venivano utilizzati appunto per intervenire sul territorio proprio in condizioni come sono verificate a seguito delle piogge di giovedì. Per quanto concerne la variazione di bilancio, io voto come è stato votato dal rappresentante del mio gruppo in commissione, cioè mi astengo. Grazie. Altri? Chiuse le dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Votazione aperta. Signore Masut. Allora, esito della votazione, presenti 23, votanti 17, astenuti 6, favorevoli 17, quindi la ratifica è approvata. Passiamo al voto sull'immediata eseguibilità. Votazione aperta. Cibien Filippo, Pingitore, Marchese.
Esito della votazione, presenti 23, votanti 19, astenuti 4, favorevoli 19. L'immediata eseguibilità è approvata. Bene, punto 3. Variazione al bilancio di previsione 2016-2018 e documenti programmatici correlati. Provvedimento sottoposto all'esame della Commissione consiliare prima il 23 giugno senza pervenire a votazione. Quindi la parola all'assessore Olivotto per la presentazione del punto. Prego. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. La variazione di bilancio che ora vado ad illustrare non presenta, diciamo, degli importi importanti, però segue un po' la modalità di lavoro che ci siamo dati, quindi cercando di approvare il bilancio previsionale in maniera, diciamo, un po' più anticipata e procedendo via via con le successive variazioni mano a mano che, appunto, ci sono degli aggiustamenti da fare o appunto vengono rilevate nuove entrate o c'è la necessità, appunto, di andare a finanziare nuove spese. Per quanto riguarda la parte corrente, segnalo un maggiore accertamento di 40.000 euro che deriva da proventi di concessioni cimiteriali. Con questa somma, unitamente ad alcuni risparmi di spesa che si sono verificati in altri capitoli, e precisamente sulle prestazioni di servizi proprio afferenti sempre alle prestazioni cimiteriali, andiamo a finanziare delle piccole spese di economato, unitamente a 20.000 euro destinati alle spese per la gestione post mortem della discarica di Cordele, 2.000 euro per l'acquisto di beni da magazzino per lo sport, in particolar modo si tratta della sostituzione di una rete di un campo da calcio, quindi una manutenzione straordinaria, 5.000 euro di trasferimenti all'Unione Montana per la gestione dell'ufficio turistico, che insieme ai 10.000 che erano stati imputati precedentemente, chiudiamo tutta la partita su questa spesa, quindi riusciremo a gestire il servizio per il tramite, appunto, dell'Unione Montana per tutto l'anno, fino alla consueta chiusura dopo le vacanze di Natale. Poi ci sono due partite di giro, nel senso che andiamo ad accogliere 13.200 euro di proventi in più per le mense scolastiche, che vengono impiegate per le mense scolastiche, e 40.000 euro di un contributo su un progetto sperimentale per i minori stranieri. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, si è generato un avanzo economico, quindi un surplus di parte corrente di 15.000 euro che vengono destinati all'acquisto di automezzi per i servizi sociali, quindi in particolar modo per le assistenti sociali. Dopodiché ci sono le iscrizioni di 20.000 euro di contributo che arriva dall'ente parco per un lavoro di manutenzione, diciamo, straordinaria nell'area di Pradeluni attraverso l'Unione Montana. E abbiamo la prima applicazione di avanzo di amministrazione vincolato per usi civici di 39.000 euro per la sistemazione, sempre tramite l'Unione Montana, della pista forestale Valle della Borra. Quindi è il primo progetto, diciamo, presentato dal Comitato Usi Civici della frazione Bolzano-Vezzano, quindi secondo proprio anche qui un metodo di lavoro che avevamo individuato, attraverso cui il Comitato presenta, appunto, presenta le proprie delibere proponendo dei lavori, insomma, che devono essere fatti nella frazione, e conseguentemente il Comune va ad applicare questa somma, diciamo, vincolata che deriva anche dal bilancio degli anni precedenti, destinati, appunto, con i fondi specificatamente destinati all'utilizzo in questa zona. A margine di questa esposizione faccio le seguenti segnalazioni. Mi riallaccio a quanto diceva prima il consigliere De Moliner, il quale ha toccato chiaramente un argomento molto, molto importante e delicato, non soltanto per la nostra zona, in particolare anche per la nostra provincia, ma non solo, cioè sul dissesto idrogeologico, per cui chiaramente auspichiamo tutti che ci sia una maggiore attenzione da parte di tutti gli enti, quindi Regione e Stato, su questo problema. Diciamo che la variazione in via d'urgenza, come si diceva in commissione, comunque dopo potrà comportare anche il ripristino del capitolo, quindi attraverso successive variazioni di bilancio,
l'importanza di questa variazione derivava dal fatto che i lavori sulla scuola Ricci erano finanziati con spazi finanziari richiesti appositamente al Ministero e cofinanziati, cioè procrastinare questi lavori rischiava di farci perdere il cofinanziamento. Segnalo altre due cose a margine di questa variazione, proprio perché è in via di convocazione alla conferenza Stato-Regioni, e cioè mi riallaccio alla necessità della strutturalità del fondo pluriennale vincolato. Sono stati fatti dei passi avanti in Commissione Bilancio del Senato rispetto all'apertura sulla possibilità di utilizzare sempre il fondo pluriennale vincolato. Questo però si prevede a partire dal 2020, mentre fino al 2020, stando così le cose, sarà la legge annuale dello Stato che di volta in volta, in base ai vincoli di finanza pubblica, deciderà se e come utilizzare questo fondo. Ecco, bisogna fare degli sforzi in più, perché come giustamente ha detto anche il Governatore della Banca d'Italia nell'assemblea annuale, allo stato attuale gli investimenti pubblici sono una risorsa fondamentale per la ripresa economica. Sappiamo che tutto il comparto edilizio soffre ancora moltissimo la crisi e proprio è sostenuto dagli investimenti di natura pubblica, per cui per far questo però bisogna dare ai comuni gli strumenti giuridici per poter finanziare le spese. È chiaro che agire di anno in anno sulla legge ordinaria dello Stato, che magari viene approvata ad autunno inoltrato, rende molto difficile la programmazione dei lavori stessi, in quanto chiaramente le gare, anche a seguito del nuovo codice degli appalti, pretendono dei tempi abbastanza lunghi, quindi tutto questo, diciamo, rende abbastanza difficile e quindi anche contraddittorio, secondo quanto appunto diceva anche il Governatore della Banca d'Italia, la possibilità proprio di procedere con gli investimenti pubblici, per cui chiediamo che sia fatto uno sforzo a livello parlamentare proprio per rendere strutturale il fondo pluriennale vincolato, chiaramente sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Grazie. Grazie. Aperto il dibattito. Chi interviene? Prego, consigliere Marchese. Non c'è effettivamente molto da evidenziare in queste variazioni di bilancio, se non che il fatto che appaia come l'assessorato ai lavori pubblici venga spostato verso l'Unione Montana, che ad oggi sembra avere maggiori possibilità di intervento e fondamentalmente essere modo forse per fare alcuni lavori. Non più tardi di mezz'ora fa l'assessore Rolon lamentava la quasi impossibilità di movimento per carenza di fondi. Poi un'altra domanda che pongo bene, ci sono 65.000 euro per la gara del gas, che già sembrano tanti, ma sappiamo che le gare costano. Questi 65.000 euro verranno poi, rientreranno, perché condivisi? Perché vengono finanziati? Perché allora se sono già stati versati dovrebbero esserci anche il positivo, non li ho visti. Va bene, altri interventi? Prego, consigliere De Moliner. Assessore Busatta, se vuole intervenire può. No, ma siccome può, senza fare la... Così la sentono tutti e siamo a posto. La normativa versare in via preliminare alla stazione appaltante. Quella somma è calcolata anche in modo da assicurare, come mi è capitato di sottolineare, mi pare in commissione, anche le attività di controllo sull'esecuzione del contratto una volta che lo stesso, espletata la gara, verrà per 12 anni ad essere sottoscritto con il soggetto gestore subentrante. Quindi è una partita di giro, se così posso dire, questa somma,
che per ragioni tecniche sinceramente non so illustrare, per l'importo di 65.000 euro era finita fra i residui, quindi viene ripristinato il suo utilizzo, perché non è un residuo, cioè non era un impegno assunto entro il 31 dicembre 2015. Il residuo è giustificato se c'è l'impegno assunto in data precedente e che resta ovviamente nominalmente lì, non so per quale motivo, che mi sfugge, ripeto, quella somma non era stata opportunamente tenuta nel fondo pluriennale e pertanto viene, ecco, no, se può, se, sì, ma non sono soldi, diciamo, della finanza locale, sono soldi della finanza esterna. Nella complessità di queste operazioni e le fonti di finanziamento sono importanti. Bene, consigliere De Moliner, scusi, a lei. Non c'è problema, è giusto anche dirle. Quindi è stato bene l'assessore Busatta a chiarire questo punto, insomma, no? Niente, anch'io devo dire, non è che ci sia molto da aggiungere su questa variazione di bilancio, anche perché diciamo, gli interventi che sono previsti sono interventi, insomma, che tutto sommato hanno la loro importanza. È chiaro, insomma, che l'Unione Montana, proprio per la sua per come può gestire i bilanci, è chiaro che è diciamo, una macchina più agevole, più snella per poter fare interventi sul territorio rispetto a quello che succede per il comune, quindi è giusto poterla utilizzare. Una cosa che devo sottolineare in modo positivo: la variazione di bilancio riguardo all'intervento della Valle della Bora e quello del piazzale Don Hitler, e qua sono contento, anche perché devo dire sono due interventi su cui, insieme al compianto Remigio Carre, presidente del comitato, abbiamo lavorato per diversi anni. Mi dispiace che al momento che questi possono essere fattivamente realizzati, lui non sia più tra noi, insomma. Quindi questo è un profondo dispiacere. Per il resto mi auguro veramente che il capitolo per, come ha detto l'assessore, il capitolo per gli interventi di carattere idrogeologico, in qualche modo può essere rimpinguato, perché, come ho detto nell'intervento precedente, di lavoro sul territorio purtroppo ce n'è tanto e i soldi non bastano mai. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Masut. Mi pare anche abbastanza importante, nel senso che mi sembra una cosa molto valida il fatto di questa integrazione tra l'ente parco, la comunità montana, e quindi questa possibilità che ci può essere non solo in questo ambito qui, ma sto pensando anche ad altre possibili attività in cui l'integrazione tra parco e comunità montana può venire incontro agli interessi del territorio anche in altri ambiti, quali l'agricoltura, fitofarmaci, per esempio già questi due basterebbero. Ecco, ma mi sembra opportuno sottolineare questa integrazione, poi anche eventualmente con altre entità del territorio, per poter agire positivamente e portare gli obiettivi per il bene di tutti all'interno del territorio. Grazie. Altri? Chiuso il dibattito. L'assessore vuole replicare. Prego, assessore. Solo per due velocissime precisazioni. I 65.000 euro della gara del gas, come giustamente spiegava l'assessore Busatta, sono sostanzialmente una partita di giro. Tecnicamente è un utilizzo di avanzo vincolato, quindi queste somme che sono state incassate negli anni precedenti sono andate a finire, diciamo, in un fondo specifico, che quindi possono essere utilizzate solo per questo capitolo di spesa qua, ecco perché vengono applicate, proprio un'applicazione di avanzo vincolato, cioè con destinazione specifica, come quello, diciamo, sostanzialmente degli usi civici, la natura della posta è la stessa.
e sì, sull'osservazione dell'Unione Montana mi riallaccio a quanto diceva il consigliere Masut, che effettivamente, diciamo, l'impiego di tutte queste strutture serve proprio per creare una sinergia positiva tra comune, ente parco e anche appunto Unione Montana, che funziona, diciamo, a latere dell'ufficio lavori pubblici del comune. Grazie. Bene, dichiarazione di voto, prego. Prego, consigliere De Moliner. Pur valutando positivamente questa variazione di bilancio, noi come gruppo consigliare abbiamo votato contro il bilancio di previsione. E sinceramente devo dire, mi dispiace, ma forse chi non è più tra noi forse avrebbe capito, ma il mio voto sarà di astensione, anche se per due specifici interventi il mio voto sarebbe stato positivo. Quindi il gruppo Partito Democratico si astiene su questa delibera consigliare. Grazie. Altri? Prego, consigliere Marchese. Motivo analogo sarà quello dell'astensione del gruppo del Movimento 5 Stelle. Altri? Prego, consigliere Purpura. Noi voteremo a favore e ovviamente sottolineare il fatto che queste varianti vanno in direzione della manutenzione del territorio e mi paiono particolarmente significative. È un aggiustamento ovviamente che possiamo fare grazie a un buon bilancio e quindi sono interventi auspicabili verso anche quello che è, insomma, la richiesta di tutta la cittadinanza. Grazie. Grazie. Altri? Chiuse le dichiarazioni di voto, possiamo passare al voto. Votazione aperta. Allora, esito della votazione, presenti 22, astenuti 4, votanti 18, favorevoli 18, quindi la delibera è approvata. Consigliere Ciociano, lei si è astenuto. Bene, allora passiamo al voto sull'immediata eseguibilità. Un attimo solo. Sì. Votazione aperta. Patrizia e De Moliner Roberto. Esito della votazione, presenti 22, astenuti 2, votanti 20, favorevoli 20, immediata eseguibilità della delibera di variazione è approvata. Punto 4. Approvazione del regolamento sul diritto di interpello. Il provvedimento è stato sottoposto alla Commissione consigliare prima il 23 giugno ed è stato approvato a maggioranza, quindi si procede con l'esame ordinario. Prego, Assessore. Grazie. Si rende necessario aggiornare il regolamento sul diritto di interpello in quanto vi sono state delle modifiche normative nel corso del 2015 con effetto dal 1 gennaio 2016. Il diritto di interpello è un diritto che è stato introdotto nel nostro sistema
con lo statuto dei diritti del contribuente ed è la possibilità per ogni cittadino che si debba trovare ad autoliquidare delle imposte, comunque a dover interpretare insomma delle norme nell'ambito dei tributi, ad interpellare, quindi a chiedere all'amministrazione competente che va a gestire quel determinato tributo, in questo caso il comune, a chiedere delle risposte su casi concreti. Quindi nel caso in cui un contribuente si trovi a dover applicare una norma e che questa norma sia oggettivamente incerta, può proporre il caso concreto al Comune proponendo anche una prospettata soluzione. Il Comune entro 90 giorni deve rispondere dando appunto la propria interpretazione, quindi che può aderire all'interpretazione data dal contribuente oppure può essere anche difforme per i motivi che verranno evidenziati. L'interpello è di 4 tipologie, ora disciplinate dalle nuove norme: interpello ordinario, probatorio, antiabuso e disapplicativo, ma ai tributi comunali è possibile proporre solamente l'interpello ordinario o quello antiabuso, quindi diciamo le forme più semplici di interpello. L'interpello, quando viene proposto all'amministrazione competente, dopo diventa vincolante nei confronti del contribuente che lo ha proposto, il quale si deve quindi adeguare alla risposta che viene data dall'amministrazione ed in qualche maniera forma una specie di prassi, nel senso che poi può essere utilizzato anche da altri contribuenti. Quindi qualora un soggetto si trovi in una situazione analoga a quella prospettata dal contribuente interpellante, chiaramente aderendo all'interpretazione dell'amministrazione comunale, sostanzialmente è in regola con il caso specifico che deve andare a disciplinare. Il regolamento che è proposto è abbastanza semplice, come abbiamo visto anche in commissione, sostanzialmente esprime il contenuto della domanda di interpello, le modalità di presentazione, le modalità appunto di risposta da parte dell'amministrazione, la quale se non risponde entro i termini previsti significa che aderisce sostanzialmente a quanto proposto dal contribuente. Segnalo che con questa modifica normativa è stata espressamente prevista la mancanza di possibilità di impugnare un'eventuale risposta di interpello. Precedentemente, secondo delle interpretazioni estensive, le risposte all'interpello che venivano date dalle amministrazioni interpellate potevano essere impugnate dai contribuenti avanti le competenti commissioni tributarie, qualora per esempio si ritenesse viziata sotto vari punti di vista la risposta che veniva data dall'amministrazione. Con questa modifica normativa, dal 1 gennaio 2016, è stato espressamente previsto che le risposte all'interpello non sono impugnabili, per cui che ci piaccia o no dobbiamo in ogni caso accettare la risposta che viene data dall'amministrazione finanziaria che è stata interpellata. Grazie. Aperto il dibattito, prego. Consigliere Bortoluzzi, prego. Grazie. Se non ero in commissione, mi scuso. Volevo sapere dall'assessore chi risponde dentro l'amministrazione comunale a questi quesiti rivolti dai cittadini, a questi interpelli rivolti dai cittadini, ovvero sia, abbiamo la stessa forza che hanno i commercialisti, le associazioni varie per rispondere. La seconda domanda è, la risposta crea anche un precedente, è tutto molto importante data l'impossibilità di impugnazione, secondo me, grazie. Consigliere Marchese, prego. Volevo solo sottolineare la lieve assurdità di questo regolamento, perché parimenti a altri tipi di intercorsi, sulle quali so che non è compito del Comune normare, è che questo interpello, essendo personale e pur divenendo prassi in caso di accettazione, non diventa automaticamente disciplina. Cioè, come spesso accade, se il contribuente non si sa in autonomia di vincolare dalla giungla normativa, spesso paga anche senza sapere che ci sono alternative. Inoltre
proprio anche il fatto che l'impossibilità di appello su questo diritto, secondo me, lo rende ulteriormente uno strumento inutile, perché il contribuente, se deve scegliere, piuttosto penso che potrà ricorrere ad altri tipi di interventi che gli permettono più gradi e più tipi di scelte. Quindi veramente ci lascia veramente con l'amaro in bocca. Mi sembra che sia stato perso del tempo per fare un regolamento che so che doveva essere fatto, però sappiamo che spesso sono cose calate dall'alto che si devono fare, però va sottolineato come anche la necessità di avere del personale interno in grado poi di interpretare questi regolamenti, che metti mai che ci sia qualcuno che si sveglia che vuole proprio applicarlo. Questo fa solo perdere, sono giungle normative che fanno solo perdere tempo. Altri? Prego, consigliere De Molinar. Mia perplessità sul passaggio che il comune ha l'ultima parola, che il cittadino non può controbattere a quello che gli risponde il comune. Per il resto, insomma, ammetti che andrà anche bene, ma questo passaggio, anche se pur capisco, come ti ha detto l'assessore, non è imposto nel settore comunale, ma imposto, diciamo, dalle direttive, ovviamente va in controtendenza a quello che si dice al tempo, cioè che l'amministrazione pubblica deve essere più vicina possibile ai cittadini. Credo che una cosa del genere va veramente tutta un'altra parte. In più, appunto, come ha detto anche il consigliere Marchese, c'è la spinta magari di che i cittadini utilizzino un altro percorso, magari più gravoso, più costoso anche, no? A parte dei cittadini, per avere una giusta risposta alle proprie richieste. Quindi, pur capendo che questo è un regolamento che c'è l'obbligo di adeguarlo, questo passaggio non lo ritengo un passaggio a poco, insomma. Quindi servo dopo per la dichiarazione di voto. Grazie. Altri? Chiuso il dibattito, replica dell'assessore, prego, assessore Rivotto. Sì, grazie, allora rispondo alle domande. Le risposte vengono date dal funzionario responsabile del tributo, cioè chi gestisce, chi è responsabile del tributo. E se le risposte sono, creano un precedente, sì, se il caso è uguale o comunque analogo. Diciamo che qua stiamo parlando forse di tanta teoria e forse nel caso concreto del comune di poca pratica, perché, come dicevo prima, adesso lo sottolineo in maniera più forte, l'interpello può essere chiesto quando c'è una situazione di obiettiva incertezza sulla portata della norma. Quindi, quali sono i tributi gestiti dal comune, punto di domanda, e quali situazioni di obiettiva incertezza possiamo avere sull'applicazione delle norme che regolano i tributi comunali. Nei casi concreti penso che stiamo parlando veramente di cose davvero minimali, ecco. Quindi concretamente interpelli sui tributi comunali penso che non ce ne siano tanti. Però, parlando a livello teorico, sì, la risposta a interpello, come dicevo prima, crea una prassi, quindi se io poi ho un caso che è analogo o uguale, è chiaro che se io mi uniformo ad un'interpretazione che ha dato l'amministrazione su quel caso di specie, mi adeguo e quindi non sono passibili sanzioni, quindi si crea un precedente. Il regolamento andava appunto rivisto alla luce delle modifiche normative e chiaramente sì, il problema della impossibilità di impugnare, io lo sottolineo perché è un problema anche qui
che non sarà tanto, diciamo, appunto frequente dal punto di vista dei tributi comunali, può essere più frequente quando andiamo a parlare di altre tipologie di tributi, però è una cosa che va accolta nel regolamento perché deriva proprio dalla legge dello Stato, cioè così è stato previsto. Non è che il contribuente sia privo poi di strumenti di difesa, però su questo punto questo è successo, questa è la scelta che è stata fatta. Dichiarazione di voto, prego. Consigliere Balcon, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Beh, il nostro voto sarà ovviamente contrario perché abbiamo votato contro in Commissione. E la storia è bella perché si parla di un diritto di interpello. Quando uno ha chiesto perché mi applichi questa norma, mi sono tagliato le gambe, non posso più fare niente. Questo è un diritto o è qualcos'altro? O qualcosa di antidemocratico? Parliamo di un caso normale, parliamo della Tari. La Tari è una materia controversa per quanto riguarda l'applicazione dell'IVA, 10% che i nostri concittadini pagano, anche il sottoscritto, anche voi. Ebbene, la Corte di Cassazione ripetutamente ha dichiarato che sulla Tari non si deve pagare l'IVA. La Corte Costituzionale ha dichiarato la Tari una tassa e non una tariffa, perché in effetti anche la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti non viene fatto a tariffa, ma viene fatto col metodo della tassa, per quello che riguarda la tassazione. Paghiamo metri quadri, paghiamo teste di cittadini. Quindi non è applicata a conferimento, bensì a tassa. Allora a questo punto qua, noi vediamo le diverse sentenze della Corte di Cassazione e in merito anche il Ministero si è pronunciato dicendo in caso di contestazione seguite la strada della giurisprudenza. Primo. Secondo, noi abbiamo ad esempio per qua vicini la società che gestisce la raccolta e smaltimento dei rifiuti di Venezia, il nostro capoluogo di regione, è stata condannata a risarcire i cittadini dell'IVA del 10%. Allora, ci troviamo sì o no di fronte a un fumus bonus iuris, diversità di trattamento dei cittadini. A Belluno si paga l'IVA, a Venezia non si paga l'IVA. Qualora un concittadino dicesse perché questo, il Comune dice perché noi abbiamo applicato questa norma. Secondo noi la nostra interpretazione è questa, dirà il funzionario del Comune, ha detto, e il Comune cittadino si è tagliato le gambe, non può più dire in nessuna parte, non può più far valere le proprie ragioni, non può più sollevare la questione di ingiustizia sociale. Vi pare a voi che questo sia un diritto? Comunque confermiamo il nostro voto contrario. Grazie. Altri? Prego, consigliere Bortoluzzi. Sì, per ragioni diverse da quelle del consigliere Balcon, voto contro anch'io, perché siamo all'ennesimo adempimento, no? Lo Stato ci dice che dobbiamo adottare i regolamenti per la corruzione, per la trasparenza, per questo, per quell'altro, per quest'altro, e adesso per l'interpello. Non è chiaro che cosa succede nel nostro comune, non è chiaro quale sia la norma oggettivamente non interpretabile, come dice l'assessore Olivotto. Io capisco la necessità degli uffici di mettersi in regola, ma non capisco tutta questa fretta. Sarei stata più favorevole ad aspettare un attimo a vedere che cosa succede. Comunque, così com'è, voto contro. Consigliere Marchese, prego. Per i motivi anche già evidenziati in fase di discussione, appunto ritenendo questo regolamento un ulteriore aggravio burocratico inutile e controproducente, pur se calato dall'alto, noi voteremo contro. Grazie. Consigliere Purpura. Noi, il nostro gruppo voterà a favore. Chiarendo un aspetto, questa disciplina è una disciplina di natura statale, come è stato detto in tutti gli interventi.
e quindi le previsioni di questo regolamento hanno una natura fortemente vincolata, non è che si possa scrivere quello che si vuole in questo testo. Peraltro c'è anche una norma che indicava alla data del 30 di giugno 2016 il termine per l'approvazione di questi regolamenti, quindi se volemmo proprio essere precisi siamo in ritardo di un paio di giorni, due o tre giorni su questo. Ora, il diritto dell'interpello è previsto dalla legislazione, dalla normativa nazionale tra i diritti dei contribuenti. È stato configurato con una certa fisionomia molto particolare, diviso in quattro casistiche. È chiaro che l'ente locale deve coordinarsi con queste normative per non creare una situazione ingestibile. Quindi noi pensiamo che prima di tutto venga la necessità di avere delle procedure amministrative che siano coerenti e applicabili. Per cui il nostro voto è favorevole, ringraziamo gli uffici per il lavoro che hanno fatto, ci sono degli obblighi di legge su cui purtroppo, ci piaccia o no, non possiamo liberamente intervenire. Quindi questa è la nostra posizione. Grazie. Consigliere Casagrande, prego. Sì, anche il nostro voto sarà un voto favorevole, l'ha già detto Purpura. Questo è un obbligo di legge, per cui anche a noi piacerebbe, come l'opposizione, votare contro, ma la responsabilità ci impone di votare a favore e quindi il nostro voto non può essere che a favore, anche se le perplessità sono condivisibili, ma appunto essendo un obbligo non possiamo sottrarci a questo obbligo, per cui il nostro voto obbligatoriamente sarà favorevole. Consigliere Burigo, prego. Sì, proprio perché è un obbligo di legge comunque non capisco perché noi dobbiamo, votare un regolamento. È sostanzialmente un obbligo di legge, punto. Quindi a questo punto, dato che comunque noi non siamo d'accordo con questo regolamento, nel senso che non lo riteniamo, pur che la legge lo prevede in questi termini, non riteniamo che sia valido, io voto contro. Questo non cambia niente ovviamente da un punto di vista di obbligo di legge ovviamente. Grazie. Consigliere De Moliner, prego. Con le motivazioni che ho detto prima, pur dando atto al lavoro che stanno fatto gli uffici, l'amministrazione comunale, che è una cosa che bisogna per forza votare perché è un'imposizione da parte, di livelli superiori a questo comune. Io a queste cose mi danno sempre fastidio, soprattutto quando si cerca di mettere il cittadino sempre sotto l'imposizione del governo. E proprio per dare un segnale, non tanto per l'amministrazione, perché il mio voto, che sarà contrario, non è contro questa amministrazione, ma è contro chi vuole imporre queste cose nei confronti dei cittadini. Non dà la possibilità di poter ricorrere per ribadire la propria posizione, che tante volte Maria può essere positiva, può dare una mano per risolvere veramente un problema. Questa è una cosa che ci dà veramente, veramente fastidio e che io personalmente non posso accettare. Quindi il mio voto sarà contrario. Grazie. Altri? Prego, consigliere Buttignon. Il mio voto sarebbe di astensione, proprio per le perplessità, in particolare per l'impossibilità di ricorrere verso la decisione, che non è tanto un diritto, ma è un elemento che a mio avviso è negativo. Imposto, però magari sarebbe opportuno dare un segnale, perché se ogni volta che ci viene imposto l'obbligo di eseguire delle cose che non sono positive, saremo temperanti, ma forse qualche segnale dovremmo darlo. Quindi io mi astengo. Consigliere Pingitore, prego. Sì, buonasera a tutti. Io, per rispetto dell'assessore e degli uffici, pur io mi trovo confuso. Poco fa mi ha sbalordito Roberto, ha detto con il governo, che rappresenta, penso lui, essendo del PD. Allora, in questo momento, infatti, sono d'accordo con la Simonetta. Già abbiamo 186.000 leggi in Italia contro i 10.000 della Germania. Io vorrei essere proprio un ribelle, essere contro tutti per cercare di cambiare questa nazione che
ormai vessata dalla burocrazia e dalle leggi, e io penso che gli uffici, anche l'assessore, non si stia divertendo a fare questo regolamento, anche se non fa parte della mia corrente politica, perché adesso la mia corrente politica neanch'io la so qual è. Allora, cioè, giusto per rispetto, cioè, dei lavori e cose, non essendo un qualcosa di politico, cioè, pure io mi astengo, scusate se prima ho fatto la battuta renziana, e buon proseguimento. Grazie. Mi pare che abbiamo terminato le dichiarazioni di voto. Bene, allora passiamo al voto. Votazione aperta. Esito della votazione, presenti 23, votanti 20, astenuti 3, contrari 6, favorevoli 14, quindi il regolamento viene approvato. Dobbiamo votare di immediata eseguibilità. Votazione aperta. Mancano Buttignon e Cibien Filippo. Esito della votazione, presenti 23, votanti 21, astenuti 2, contrari 6, favorevoli 16. Quindi l'immediata eseguibilità, 5 contrari? Contrari 5, scusate, contrari 5, favorevoli 16, quindi l'immediata eseguibilità è approvata. Punto 5, approvazione, dunque, Associazione Nazionale di Coordinamento degli Ambiti Territoriali Minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e successiva attività di controparte contrattuale Uniatem, adesione del Comune di Belluno. Il provvedimento è stato approvato all'unanimità nella seduta della commissione competente e quindi si procede soltanto alle dichiarazioni di voto se ci sono gruppi che fanno richiesta di pronunciarle. Sì, sul punto precedente, non essendoci la maggioranza assoluta, non è passata all'immediata eseguibilità, perché i voti erano 16 e non 17. Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto? Allora passiamo al voto. Votazione aperta. Allora, votazione aperta sull'adesione a questa associazione. Mancano Massaro,
Masut, Borigo, ambedue, De Moliner, Bortoluzzi. Allora, esito della votazione, presenti 22, astenuti 3, votanti 19, favorevoli 19. Quindi l'adesione è approvata, anche qui dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Votazione aperta. Esito della votazione, presenti 22, astenuti 1, votanti 21, favorevoli 21, l'immediata eseguibilità del punto 5 è approvato. Punto 6, valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso il recupero e riutilizzo dell'area dismessa denominata ex caserma Piave, approvazione degli schemi di convenzione con ulteriori soggetti assegnatari degli immobili per il recupero degli stessi ai sensi dell'articolo 7 delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente, provvedimento sottoposto all'esame della Commissione consiliare prima, il 23 giugno, ove è stato approvato all'unanimità, quindi solo dichiarazioni di voto se ce ne sono. Prego, consigliere Marchese. Come per tutte le convenzioni già approvate, il nostro voto sarà favorevole, ma cogliamo ancora una volta l'occasione per ribadire la nostra perplessità sulla necessità di dover rivotare ogni volta la stessa convenzione. Cioè, abbiamo capito che sembra che debba essere fatto, però vogliamo far capire che siamo sempre continuamente perplessi su questo. Altri? Per lo stesso motivo io dichiaro di non partecipare al voto. Nessun'altra dichiarazione di voto, potete votare. Prego, consigliere Bortoluzzi, va bene. Allora, su quanto detto dal consigliere Marchese e sulla perplessità espressa dal Presidente, qualcuno ci vuole dire se è corretto che questo Consiglio sia chiamato ogni volta a votare? Grazie. A favore comunque. Altri? Bene, allora possiamo votare. Votazione aperta. Esito della votazione, presenti 22, votanti 21, favorevoli 21, quindi la delibera è approvata. Passiamo alla votazione sulla immediata eseguibilità. Votazione aperta. Consigliere Pingittore. Esito della votazione, presenti 22, votanti 21, favorevoli 21, l'immediata eseguibilità del punto è approvata anche questa all'unanimità. Non si tratta di un atto scorretto o corretto, si tratta, a mio parere, di un atto pleonastico, che è una cosa diversa, il che non vuol dire che sia formalmente corretto o scorretto, vuol dire semplicemente che è un appesantimento del lavoro del Consiglio, per quanto mi riguarda. E di solito le competenze del Consiglio Comunale vengono intese in senso abbastanza restrittivo. In questo caso
c'è una interpretazione evidentemente differente. Punto 7, interpellanza del consigliere Francesco Pingitore relativa alla situazione della strada comunale Silvo Pastorale, via Pedeserva, strada forestale Casera Porta, Pian de Staul, in località Pradora. Prego, consigliere Pingitore, faccia quello che ritiene. Perché c'è il tempo, la diciamo, almeno chi sta in sala sa di cosa si tratta. Allora, la situazione della strada comunale del Silvo Pastorale, via Pedeserva, strada forestale Casera Porta Pian de Staul, spero di aver pronunciato bene, non essendo un veneto doc, in località La Pradora. Allora, premesso i già richiesti lavori di consolidamento della suddetta località da parte dei residenti proprietari frontalieri, di avere in conduzione a titolo non oneroso della suddetta strada, la richiesta parte dalla necessità di intervenire con un adeguamento della stabilità del sedime stradale, della sistemazione dei tornanti e consolidamento delle livellette con pendenza più accentuata. Altresì la strada è inserita nel piano della viabilità dell'Unione Montana Belluno Ponte delle Alpi, articolo eccetera eccetera, premesso altresì che anche la parte bassa di via Pedeserva, in diversi tratti, è oramai collassata, limitata con dei cartelli messi dal comune perché il margine sta per franare, constatato che la strada negli ultimi anni è peggiorata, in diverse strade si è abbassata, perché come testimoniano i diversi cittadini proprietari è stata transitata dai veicoli pesanti, cariche di legna raccolta con concessione da parte dei servizi forestali, quindi insostenibili a lungo andare al carico pesante. Quando sopra premesso, il sottoscritto consigliere comunale chiede all'assessore competente perché gli uffici non ancora hanno risposto ad alcuni proprietari che hanno scritto, quindi c'è anche una lettera in allegato, il 4 marzo 2016, le suddette richieste in oggetto. Cosa intende fare l'amministrazione comunale per risolvere il serissimo problema, visto che i proprietari per andare nelle proprie casere e terreni sono costretti a cambiare spesse volte le ruote dei fuoristrade, danneggiate dalle grosse buche che sono lungo il percorso. Poi diciamo che è anche la situazione al collasso, non più sostenibile, di cercare almeno, come si richiede nella richiesta, di dare la possibilità ai privati di autogestire la strada in oggetto, come è scritta nella richiesta. Invece il Comune, tramite l'Unione Montana, per una maggiore fetta si deve prendere l'onere di sistemarla con urgenza, prima che ci scappi il ferito. Infine, di sensibilizzare i servizi forestali che controllino che non si faccia troppo abuso della suddetta strada, essendo molto fragile, e contenere certi mezzi pesanti, come sottolineato. Bisogna intervenire e dare risposta concreta ai proprietari, con estrema urgenza, visto che è da una strada di interesse comunale, quindi gli stessi diritti e doveri di qualsiasi strada. Anche vedersi l'articolo del 2 luglio, guarda caso è stato un atto premonitore, famiglia isolata a San Liberale, Gazzettino 2 luglio, quindi la continuazione di via Pedeserva. Grazie. Assessore Riolon, prego. Interessa di una rete viaria di 400 km circa, 400-402. Normalmente gli uffici mi dicono che i loro interventi sono dettati dal tasso di utilizzo della viabilità. Maggiore è la frequenza di automobili, il traffico, più attenzione viene posta per la strada. Aggiungo questo, che di recente un privato ha chiesto la possibilità di acquisire una gestione diretta della strada e per questo sono in corso gli approfondimenti del caso. Ripeto, gli interventi sulle strade di questo tipo devono seguire delle priorità e gli uffici mi dicono che la priorità è proprio il tasso di utilizzo, di più non posso aggiungere. Prego, consigliere Pingitore.
Vabbè, comunque dai, senza polemica, secondo me è stata una risposta superficiale, perché là sopra ci sono diverse case che pagano le tasse, è una strada comunale, sito forestale, però penso che lei fino in cima non ci è arrivato, assessore. Guarda, ci scommettiamo una cena di pesce, ci siete arrivati fino in cima? Ma almeno rispondere urgentemente al proprietario, perché è da marzo che è stata fatta la lettera. Quindi secondo me sembra una risposta superficiale. Poi queste cose avvengono perché non c'è anche il taglio dell'erba, perché là sopra neanche si può arrivare. Allora, siccome il dirigente aveva dichiarato 2 mesi fa che iniziava un piano dell'erba, io ancora non sto vedendo niente della sistemazione erbacea e quant'altro. Quindi per me è una risposta superficiale, però i cittadini meditano. Grazie. Punto 8, interrogazione dei consiglieri Lorena Ghirardina e Andrea Cervo, insieme per Belluno, Città Futura, relativa alla messa in atto di un'azione civile di responsabilità nei confronti degli ex amministratori di Sportivamente Belluno. Prego, consiglieri, la date per letta? La date per letta? La risposta? Sindaco? Prego, sindaco. Rispondo io perché l'assessore è ancora impegnato. Si informa che l'avvocato civico, in esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio Comunale, ha provveduto alla contestazione formale dell'addebito agli amministratori della società Sportivamente Belluno SRL in carica nel periodo in cui si sono verificate le operazioni di finanziamento alla società Nissa SRL, oggetto di attenzione, con conseguente costituzione in mora e assegnazione di termine per la ripetizione delle somme di cui il Comune risulta creditore. Prego, consiglieri. Ci riteniamo soddisfatti, eravamo un po' preoccupati per i termini di prescrizione dell'atto e quindi ci riteniamo soddisfatti se intanto è stato avviato il procedimento. Ci risentiremo più avanti per capire come si evolve. Grazie. Punto 9, interrogazione del consigliere Filippo Cibien in movimento relativo al disservizio delle Poste Italiane in frazione di Levego. Prego, consigliere. Allora, io l'ho letta, buonasera, l'ho letta l'altra volta, quindi ho per letta, insomma, riguarda sostanzialmente la questione di Levego e la sospensione della posta per oltre 2 settimane ai cittadini. Grazie. Grazie. La risposta, il sindaco? Prego, sindaco. Grazie al consigliere che solleva un problema molto delicato che è stato oggetto proprio da parte della giunta del sottoscritto, in particolar modo di un intervento presso Poste Italiane, che ha sortito come primo effetto un incontro che il 13 maggio scorso si è svolto proprio qui a Palazzo Rosso con il direttore del Nord Italia delle Poste, il direttore regionale e una serie di altri alti dirigenti, diciamo, di Poste Italiane, che sono venuti proprio per le problematiche che si sono verificate non soltanto tra l'altro a Levego ma anche in altre zone, mi risulta anche Bolzano, Tisoi, altre zone dove a Macchia di Leopardo sono verificati dei disguidi, e un successivo incontro che si è tenuto il giorno 27 giugno con invece il presidente, solo il direttore delle Poste provinciali di Belluno. L'esito di questo incontro è stato innanzitutto la spiegazione da parte di Poste Italiane di che cosa era accaduto. Le Poste riferiscono che è stato attuato in tutta Italia un processo di riorganizzazione che prevede sostanzialmente quasi dappertutto, salvo nelle città metropolitane e in alcuni centri maggiori, la consegna della posta a giornate alterne per un calo significativo delle consegne dovuto al passaggio a email e a mezzi alternativi. Detto questo, spiegano che molti dei postini che sono stati utilizzati, diciamo, in questo periodo erano postini che proprio a seguito della riorganizzazione sono stati collocati presso zone a loro non note e quindi soprattutto nelle zone più montane dove non esiste la conseguenzialità dei numeri civici, a differenza invece degli agglomerati più urbani, si sono verificati i maggiori disguidi. Il 27 giugno il direttore delle Poste invece della provincia di Belluno mi dice, perché questo era l'accordo che avevamo, mi dice che sono state superate tutte le criticità legate all'addestramento, diciamo, dei postini nelle aree che non erano il loro riferimento. Secondo Poste Italiane il problema oggi è risolto. L'accordo con le Poste, con il direttore del Nord Italia e il direttore provinciale e il direttore del Veneto è questo, e cioè che vengano però segnalate in modo puntuale i singoli disservizi,
perché anche di fronte alle contestazioni che io ho effettuato su alcuni dei servizi, in particolar modo di Livigo e mi pare Tisoi, scusa, adesso non ricordo a memoria esattamente di cosa si trattasse, loro dicono è opportuno avere la segnalazione specifica perché in questo modo noi possiamo andare a vedere quando, qual era il postino, di quale missiva si trattava e possiamo fare diciamo a ritroso di tutti i controlli. Dicono che sotto profilo diciamo anche informatico oggi tutta la posta di fatto passa, quindi c'è la possibilità interna per Poste Italiane di avere una sorta di tracciamento diciamo della corrispondenza e quindi trovare l'inghippo. Allora l'impegno che mi sono preso come amministrazione è stato quello di invitare coloro che eventualmente rappresentassero dei nuovi disservizi a effettuare immediatamente una segnalazione, una contestazione formale con il banale modulo di reclamo, in modo tale che venisse subito rappresentato il disservizio a Poste Italiane e che qualora non avessero avuto risposta o risposte soddisfacenti si rivolgessero al sottoscritto affinché io poi dopo potessi interloquire. Da quella data devo riconoscere che io non ho più avuto, allo stato attuale non ho più segnalazioni. Quindi non so se effettivamente il problema si è rientrato oppure se i disservizi continuano ma nessuno li segnala più, in comune non ne sono più arrivati. Resta ferma la possibilità, ripeto ancora, di fare questo monitoraggio perché è evidente che Poste Italiane sta attuando un modello organizzativo che dice che funzionerà, che funziona benissimo, che funzionerà salvo la start-up, è vero anche che il comune con il suo ruolo ovviamente cerca di essere garante del fatto che i servizi pubblici nella nostra città funzionino al meglio come interesse di tutti noi. Prego, consigliere Cibien. Da un lato comprendo, dall'altro lato però un po' l'idea un po' anche che sta alla base della mia interrogazione, quella che mi sembra che da un certo punto di vista Belluno come capoluogo diventi sempre più periferia dell'impero, no? Quindi prima il problema dei servizi con Trenitalia, sì, a 3,60. Quindi quando mi si viene a dire, non parlo ovviamente, questa è una critica che io muovo in questo caso a Poste Italiane, della capillarità di un servizio a Levego, che non è zona montana, ma che è a 3,5 km dal centro abitato, io penso che questo sia proprio un problema al loro interno, di cui non è giusto che però ne paghino i cittadini. Quindi una seconda riflessione che magari andrà fatta è capire, quindi non so se si può avere una risposta, la possibilità o meno di cambiare magari i benefici, se questo è fattibile e se è fattibile quali sono i tempi. Grazie. I punti 10 ed 11, essendo assenti giustificati gli interroganti, non si trattano, la risposta verrà inviata per iscritto come d'accordo con i due consiglieri. Punto 12, interrogazione del consigliere Celeste Balcon relativa ai contributi della Regione a unioni di comuni e unioni montane. Prego, consigliere Balcon. Grazie Presidente, la do per letta con una precisazione però, che qua è scritto contributi, però il fine era quello di rispolverare un ordine del giorno 2010 tendente all'unificazione dei comuni, all'unione dei comuni. Grazie. Grazie. Risponde il sindaco. Prego, sindaco. Ma io posso rispondere questo, che al di là dell'opinione personale, ma anche direi di tutta la maggioranza, relativa al fatto che una semplificazione diciamo, degli enti sia assolutamente sempre auspicabile, perché in questo momento abbiamo più livelli che potrebbero essere in qualche modo unificati, faccio presente che si svolgerà a breve una riunione in regione con l'Unione Montana Valbelluna, l'Unione Montana Belluno Ponte nelle Alpi, nonché con i sindaci interessati, proprio per effettuare delle valutazioni relativamente alla sostenibilità o meno di processi diciamo, che vanno nella direzione di una convergenza fra l'Unione Montana Valbelluno e l'Unione Montana Belluno Ponte nelle Alpi. Quindi è una strada che si sta già in questo momento percorrendo, si sta già esplorando. Prego, consigliere Balcon. È auspicabile che ci siano questi incontri, però quello che vi chiedevamo già nel 2010 era l'unione dei comuni, perché comporta, e questo ordine del giorno mi ricordo, oltre che al sottoscritto, era sottoscritto anche dal consigliere Molinari, che allora era il consiglio comunale. Perché? Perché l'unione dei comuni, oltre che avere dei contributi anche dallo Stato, succedeva questo,
c'era anche il risparmio di sinergie, perché io ero stato nella riunione dei due comuni qua in Vicentino, quando si incomincia ad avere un comando polizia municipale unica, segretario comunale unico, un servizio rifiuti unico, case di riposo unica, gestione scuola bus eccetera unica, i comuni di Cassola e Mussolente nel 2010 non facevano pagare l'addizionale inizio stagione con cittadini, proprio per i risparmi che ottenevano oltre ad avere dei contributi. Quindi è da insistere su questa strada. Grazie. Grazie. Punto 13, interrogazione del consigliere Marco Purpura, il movimento relativo al servizio di consegna delle raccomandate dei pacchi da parte di Poste Italiane. Prego, consigliere Purpura. Do per letta l'interrogazione, sottolineo soltanto due punti cruciali, il fatto che a volte il ritiro di questo materiale quando non si trova il destinatario debba avvenire in depositi postali, anziché negli uffici postali come in tutta la zona dell'Oltrardo, ma non solo, e per quale motivo il sabato, che è il giorno in cui è più facile per chi lavora recarsi alle poste, invece molte volte il ritiro non è consentito, quindi obbligando magari a prendersi permessi per chi non può avere una delega o una cosa di questo genere. Sempre in un'ottica di miglioramento del servizio, che mi pare Poste Italiane così facendo invece peggiori. Grazie. Bene, risponde il sindaco. Interrogazione 13. Consigliere Purpura. Sì, salvo sostanzialmente diciamo ripetere un po' quello che ho detto fino adesso. L'unica cosa che forse mi sono dimenticato di riferire prima, ecco, è il fatto che due aspetti che mi sono dimenticato, cioè il primo aspetto è che ho chiesto a Poste Italiane con l'occasione diciamo di questo incontro di rivalutare l'attuale chiusura delle poste di Sois, che non rappresentano la risoluzione dei problemi diciamo che sono stati evidenziati nell'interrogazione, però contestualmente fanno parte ovviamente di una, nella visione complessiva diciamo della risoluzione anche di alcuni problemi, di alcuni servizi che oggi ci sono. Punto primo. Punto secondo. Poste Italiane, questo l'ho fatto presente, ancora non ha fornito i famosi dati sull'attività dei singoli uffici postali sul territorio comunale, cosa che ci avrebbe consentito di poter effettuare anche delle controproposte sotto profilo organizzativo che riassorbissero una parte, diciamo, dei disservizi che oggi si stanno verificando. Tutte queste situazioni, il Comune le sta in qualche modo raccogliendo, proprio perché, avendo Poste Italiane dichiarato di voler riavviare un rapporto che con il Comune di Belluno si era di fatto chiuso a seguito della chiusura degli uffici, e avendo Poste Italiane subito le difficoltà, diciamo, provocato e quindi subito i disservizi per la consegna delle poste, non è escluso che si riesca a questo punto ad aprire una fase di interlocuzione nuova con Poste Italiane su questioni appunto più puntuali, quindi ci conviene raccogliere in questo momento un po' tutte le informazioni. Grazie. Consigliere Purpura, prego. Dunque, sì, mi considero parzialmente soddisfatto, nel senso che la cosa il Comune la tiene in debito conto. Certo è che mi auguro che Poste Italiane affronti anche questo, che è sicuramente un aspetto marginale, ma fa parte della vita quotidiana, e quindi anche se si può trovare una soluzione a questi aspetti sarebbe auspicabile. Quindi mi auguro magari che per qualche mese ci sia un segnale da parte di Poste Italiane. Grazie. Grazie. Punto 14, interrogazione del consigliere Roberto De Moliner, relativa al marciapiede in via Concetto Marchesi in località San Gervasio. Prego. Non è un'interrogazione, ma spiego un attimo, praticamente la richiesta di intervento sul marciapiede che trova a Mier, in quanto è lungo la strada che porta su alle scuole, in quanto in alcuni tratti è molto stretto e obbliga gli studenti di percorrere un pezzo di strada non nel marciapiede ma direttamente sul sentiero stradale. Quindi chiedo appunto che intervenire per migliorare
la percorribilità di questo marciapiede. Prego, assessore Rolon. È un'osservazione utile e anche importante perché è una strada frequentata da parecchi studenti. Cercherò di impegnarmi in maniera che si giunga a soluzione prima dell'apertura del prossimo anno scolastico, sempre naturalmente che ci sia una compatibilità economica su questo, va bene? Comunque a mio giudizio, l'avevo anche notato anch'io, è uno degli interventi che dovrebbe avere precedenza. Prego, consigliere. Va bene, rivisto le proposte che avevo fatto, magari avere una risposta più puntuale, cioè o l'abbattimento dei figli oppure lo spostamento dei tabelloni pubblicitari, che sono quelli che di fatto restringono il marciapiede. Comunque, visto l'impegno da parte dell'assessore di trovare una soluzione adeguata prima dell'inizio scolastico, mi ritengo soddisfatto, ovviamente sei sotto osservazione. Ecco, lei non si sieda, che tanto tocca ancora a lei. Interrogazione, punto 15, interrogazione del consigliere Roberto De Moliner, relativa alla viabilità di Mussoi e Bretella della curva Il Cucciolo di Via Europa. Sì, qua a seguito della conclusione dei lavori della rotatoria di Mussoi, che è un bel lavoro, ovviamente sono rimasti sul campo delle problematiche, cioè la fermata dell'autobus della linea Lilla dove viene posizionata, la posa, con me è la quarta volta che la chiedo, delle due transenne per mettere in sicurezza i marciapiedi in modo che non parcheggino sul marciapiede le auto. E dopo, altro aspetto importante, visto che di cui ne abbiamo sempre parlato, a che punto siamo arrivati, o a che punto è arrivata l'amministrazione sulla questione della bretella del Cucciolo a Via Europa. Intervento importante che serve praticamente per drenare il traffico che va verso Ponte nelle Alpi o verso l'autostrada. Risponde l'assessore Rolò. Sindaco. Allora, il lavoro che sta svolgendo questa amministrazione è quello sicuramente, da un lato, di tenere presente che l'intervento strategico rimane sicuramente il cosiddetto FIO 2, cioè il collegamento fra la statale Gordina e la Sinistra Piave, mediante un collegamento con una strada adeguata. Ma si tratta questo di un intervento ovviamente molto costoso, sapete che è un intervento che viene stimato in oltre 30 milioni di euro, in questo momento non è un intervento fattibile. Detto questo, l'amministrazione sta lavorando invece per effettuare l'intervento che viene citato nella interrogazione, e cioè il collegamento fra la curva del Cucciolo e la rotatoria di Marisiga. Attualmente si sta lavorando con la proprietà dell'area dell'ex ICB, che ha interesse a realizzare a proprie spese questo tipo di intervento. Non è assolutamente escluso, non è affatto escluso che si riesca a raggiungere un accordo entro l'anno per riuscire a effettuare questo tipo di operazione. L'operazione è già stata illustrata in commissione seconda, seppur per sommi capi, e prevede anche la riduzione della volumetria dell'intervento che era previsto all'interno dell'accordo urbanistico che era stato adottato dalla precedente amministrazione, che prevedeva la realizzazione di 76.000 metri cubi in loco più 72.000 metri cubi da far atterrare con successivo atto all'interno del PAT, come si ricorderà. Quindi l'idea è di riuscire a far atterrare la volumetria laddove si è generata, quindi senza stravolgere il territorio, senza invadere il terreno agricolo, riducendone la volumetria e portando a casa la realizzazione della bretella. Quindi questa è l'operazione a cui sta lavorando l'amministrazione, ovviamente è un'operazione frutto, che può essere solo frutto di una trattativa e di un accordo,
che attualmente è ancora in Fieri, quindi ogni volta che ci sarà un aggiornamento torneremo in commissione per fare un aggiornamento. In questo momento siamo in attesa, diciamo, di come possiamo dire, di passaggi ulteriori da parte del proponente. Prego, consigliere. Quindi non è soddisfatto, passiamo, no, oltre. Io volevo sapere, no? Allora, se si è individuato dove verrà realizzata la fermata dell'autobus della linea Lilla e se a raso oppure in rientranza, no? Se sia in progetto la pola di ulteriori parapetti via Travatoi per garantire sicurezza di fruizione del marciapieve in sicurezza da parte dei cittadini, nel caso non si possa posizionare direttamente sul marciapieve, di posarli eventualmente direttamente sul ciglio della strada. Poi, quando verranno iniziati i lavori di realizzazione del marciapiede di via Fratelli Rosselli e quanti tempi previsti per la realizzazione? E poi appunto chiedo del PO2, chiedo anche la convocazione della commissione urbanistica. Sinceramente vorrei avere una risposta su, mi sta bene quello che mi è stato detto? Il numero 2 non ce l'ho in questo momento. Cioè, voglio dire, sul numero 3 inizia il cantiere a giorno. Cioè, adesso, visto che ho una mandata scritta, insomma, volevo avere una risposta più precisa, insomma, più dettagliata, soprattutto, diciamo, quella della fermata dell'autobus, perché mi è stato detto valuteremo nel momento in cui inizia l'abilità, ma cioè, non è che ci siano grandi spazi per poter fare una fermata dell'autobus, credo che le idee si possano avere già chiare già in questo momento, insomma, quindi o se c'è qualcuno, l'assessore, il sindaco che può concludere la risposta alla mia interrogazione, chiedo in questo momento. No, sui primi due punti oggi non abbiamo. No, scusate, ma non si fa così. Perché c'è un'interrogazione e c'è una risposta. Se lei non è soddisfatto della risposta, no, dice non perché non è soddisfatto. Se il sindaco ha risposto solamente a metà dell'interrogazione, colpa del sindaco o dell'amministrazione o di chi ha preparato allora, la risposta. Vuol dire che quindi lei dice che non è soddisfatto, no. Lo ha detto e qui finisce. Se vuole ripresenta l'interrogazione, ma non è che l'interrogazione è uno strumento Presidente, per aprire un dibattito so su un punto. Non so bene come funziona, quindi, scusi. Ecco, e allora non si faccia richiamare consigliere Molinero. Volevo evitare di... Volevo capire se erano dimenticata e volevo evitare eventualmente di presentare un'altra interrogazione. Non c'è problema, ne ho fatte tante, una più o meno, la stampante ce l'ha fatta a farla. Grazie. A lei. Punto 16, interrogazione del consigliere Sergio Marchese, relativa ai lavori di manutenzione al cimitero di Orzes. Prego, consigliere Marchese. La diamo per letta, riguarda ancora una volta i lavori e il controllo dell'effettuazione dei lavori. Prego, assessore Rolon. Delibera di giunta del 197 del 3 dicembre 2015 è stato approvato il progetto di consolidamento e ripristino del muro perimetrale di accesso al cimitero di Orzes per un importo di 21.000 euro, i cui lavori sono stati affidati all'Unione Montana Bellunese ed ultimati lo scorso 22 aprile. Allora, l'intervento ha riguardato la pulizia della vegetazione, la rimozione di alcune vecchie copertine ammalorate, la sostituzione con identico materiale, oltre al ripristino di alcune porzioni di muratura degradata. Il criterio che si è seguito è quello del sistema Culci-Scucci, cioè un riposizionamento di conci mancanti, si è mantenuta sia la forma che il materiale esistente. Bene? Ecco perché si notano la spanciatura. Io ho fatto un sopralluogo a fine lavori, perché prima c'era una direzione lavori, anche una direzione lavori sapiente, che sa gestire questo tipo e sa fare questo tipo di cose. Per essere più specifico, la muratura destra all'ingresso è stata completata e rifatta per un ingresso di 10 metri circa a partire dall'angolo est, mentre i primi 5 metri a partire dall'ingresso l'intervento ha interessato esclusivamente la parte fuori terra di circa 55 cm con una semplice fugatura della parte sottostante. Per quanto riguarda i lavori del miglioramento della scalinata, appena arrivano i soldi si provvederà anche a mettere in moto la scalinata. Non era previsto in questo appalto, si farà. Prego, consigliere Marchese.
Punto 17, sempre interrogazione sua, consigliere Marchese, relativa a acquisto libri di testo, contributi a negozi di vicinato. Prego. Data per Letta, risponde il sindaco, prego. Sì, grazie. Premetto che il costo dei libri di testo delle primarie è parzialmente sostenuto dallo Stato e non dalla Regione, e invece in gran parte dal Comune. Quello è il buono libri, invece, con un'altra cosa. L'accordo è stato fatto non su input del Comune, ma su input delle cartolibrerie del Comune di Belluno e dall'ASCOM, i quali, consci del fatto che da quest'anno esistono in MEPA i libri di testo e che quindi non avrebbero mai avuto la possibilità probabilmente di fornire i libri, hanno sostanzialmente richiesto al Comune poter aderire ad una convenzione, come hanno fatto altri comuni, per evitare sostanzialmente alle scuole un'incombenza molto gravosa, che è quella di distribuire libri di testo a 1600 alunni acquistandoli da chissà quale parte d'Italia ed escludendo le cartolibrerie bellunesi, e invece appunto in questo modo, facendo un ribasso che non ha richiesto il Comune di Belluno ma che hanno proposto loro per poter essere più competitivi rispetto al MEPA, ha consentito loro sostanzialmente di poter fornire i libri di testo. Quindi non è vero che penalizziamo i negozi del Comune di Belluno, ma è vero il contrario, e cioè che abbiamo aderito alla loro richiesta di poter essere sostenuti. Grazie. Prego, consigliere Marchese. Cose mi devo ritenere soddisfatto. Immagino che la risposta quindi alla seconda domanda sia legalmente corretto, quindi che il Comune ottenga il margine su questo contributo concesso, sia legale, immagino che la risposta sia sì. Ma il 6% lo pagano i commercianti. Grazie, abbiamo esaurito il nostro ordine del giorno. Buonasera a tutti.